Sindaco, allora passiamo a un altro argomento. Lei, insieme alla sua giunta, un paio di mesi fa annunciò che Isernia avrebbe avuto una nuova illuminazione nel centro storico, eccetera. Ci può dire lo stato dell'arte? Allora, adesso stiamo facendo, sono in corso gli atti conseguenziali, cioè praticamente è stato fatto il progetto, sono stati individuati, sono state le scelte tecniche del tipo di illuminazione e degli impianti illuminanti. Adesso ovviamente ci sono i pareri che necessari, diciamo è tutto rimesso soprattutto al partner che sarebbe l'azienda che ha preso l'onere, l'incarico di poter, che ha fatto anche l'offerta, diciamo, per poter passare alla via di fatto. Però, diciamo, tutto è compiuto, aspettiamo tutti che si comincino a vedere i primi lavori, però la questione, diciamo, tecnica-amministrativa è arrivata alla fine, mancano delle piccole cose, ma siamo arrivati appunto proprio alla fase operativa, quindi speriamo che tutto possa Nel vedere la senso che luce. prima delle prossime Ma loro si investigazioni. sono presi ovviamente dei tempi un po' più lunghi perché insomma, perché tutto questo materiale deve essere ordinato, deve arrivare, bisogna montare tutto ciò che è tecnicamente necessario, creare dei nuovi allacci, insomma, si deve ricreare dal punto di vista tecnico, quindi hanno bisogno di tempo. Loro hanno preso un certo numero di mesi. Noi stiamo spingendo che tutto venga fatto nel giro di Prima delle pochissimo. prossime Prima consultazioni. delle, se ci posso, se ci Anche riusciamo, sì. perché l'assessore ha già dato la sua Se, assolutamente sì, c'è parola. l'assessore che sta galoppando su questo, ci tiene moltissimo, quindi L'assessore è una Ghiacchi. garanzia per cercare di vedere la luce, che questo progetto venga alla luce quanto prima. Però è una cosa ormai fatta, siamo nella fase operativa. Purtroppo le scelte spesso vanno da una parte. E molto spesso le risposte che arrivano poi sono legate a tanti fattori, insomma, questo è il problema. Un'ultima domanda, Sindaco, per chiudere, a che punto sono i lavori della Commissione toponomastica? Nel senso che abbiamo visto che finora, anche se è partita abbastanza tempo, è stata Sì. intestata solamente a Don Di Massa una sola strada. Per il Allora, resto, che ci può La dire? Commissione toponomastica, che voi sapete, è un gruppo di cittadini, di esperti, di storici, di tecnici, insomma, che sono della nostra città. Sono stati eletti per volere del Consiglio Comunale e si sono quindi una commissione esterna, quindi giudica anche in maniera abbastanza serena. Loro stanno facendo un lavoro, si riuniscono, credo, ogni paio di settimane ed esaminano una serie di proposte che sono venute fuori soprattutto dal territorio, quindi ci sono vari tipi di proposte, per le più disparate. Cambiare delle strade che hanno già un nome è sempre un po' complicato perché ci sono delle ripercussioni, cambiare quindi dal punto di vista anagrafico delle persone che ci abitano, eccetera, però e si sta cercando, chiaramente hanno la preminenza quelle zone della città, strade, piazze, larghi, che non hanno ancora una denominazione, oppure magari dove è più semplice poter fare. Ultimamente hanno deliberato una serie di altre Intestazione. denominazioni, sì, che sono in attesa di venire in giunta. Noi ne abbiamo Siete può anticipare più o meno? sì, c'è sta quella Largo De Masi, che è quello che sta davanti all'Acqua Sulfurea, un qualcosa dedicata al dottor Di Pietro, che è stato il nostro Sì, chirurgo. storico chirurgo, e insomma, e altre due o tre, insomma, che la giunta deve ancora valutare. Dopodiché, so che ha dell'altro materiale, perché si sono nel tempo, siccome questa commissione è stata nominata con un po' di ritardo, diciamo, perché la vecchia era stata ormai superata, quella che era stata insediata da due amministrazioni fa, quindi questa è stata rifatta ex novo l'anno scorso, credo, comunque da non pochissimi mesi, si è trovata insomma con un bel volume di proposte giacenti, per cui stanno facendo lavoro. Consideriamo che non si riunisce tutti i giorni, però stanno andando avanti, quindi credo, ogni volta ne diciamo, deliberano, discutono di più proposte, per cui arrivano mano a mano. Quindi speriamo nei prossimi giorni di poter avere un quadro ancora più ampio da poter poi
individuare. Chiaramente poi tutto questo è necessario fare un lavoro anche dal punto di vista geografico del territorio, poi vengono fatte le proposte in prefettura, insomma la questione ha anche dei tecnicismi che bisogna, dei tempi che bisogna poi per forza rispettare. Ma secondo lei ce la facciamo, ce la fa la giunta e la commissione deve affidare la prossima indizione? Vediamo. Quella commissione potrebbe anche rimanere anche dopo la nostra, quindi potrebbe continuare a lavorare tranquillamente, però c'è ancora qualche tempo a disposizione, credo che possano fare ancora un bel lavoro, completare il lavoro che ci hanno, diciamo, adesso giacente, quindi spero che possano completare. Va bene, grazie sindaco.